In che cosa credo quando credo? Se ci chiedono, tu cristiano, a che cosa credi? La risposta che ci viene spontanea è: credo in Dio Padre, credo in Gesù Cristo, nello Spirito Santo. Magari più acculturati tra noi, ricordando di più formule del catechismo, diranno credo la Chiesa, qualche altro articolo di fede, e tutto questo va bene. Ma San Giovanni, nella sua prima lettera, ha una risposta molto diversa. Dice: noi cristiani abbiamo creduto all'amore che Dio ha per noi. I cristiani, come Santa Maria, come abbiamo appena udito, sono quelli che credono all'amore. Non si crede ad altro, non all'onnipotenza di Dio, non alla sua eternità, ma all'amore. E questo è molto importante, perché all'amore possono credere tutti, giovani e meno giovani, credenti e lontani, chi ha un cammino spirituale e chi è lontano da ogni via religiosa. L'omosessuale, il risposato che scommette una seconda volta sull'amore. Tu che cosa credi? Io credo all'amore. Non si crede ad altro. Aver fede nell'amore, aver fiducia negli innamorati. Non avvicinarli con la regola o il divieto in tante situazioni di sofferenza, ma aiutarli a capire che c'è un annuncio di eternità proprio dentro la loro relazione d'amore. Avvicinare con il divieto chi è in situazioni complesse, è sbagliato, e talvolta vorrei dire addirittura criminale, perché significa spegnere il lucignolo fumigante e allontanarli per anni o per sempre dalla Chiesa. Se noi crediamo l'amore, ne possiamo fare un luogo di, non di moralizzazione, ma di evangelizzazione, anzi il luogo privilegiato dell'evangelizzazione. Il luogo privilegiato della teologia. L'amore rivela qualcosa, molto, tutto del volto di Dio. Ogni innamorato è un mistico. Capisce che l'altro conta di più di lui, che l'amore ha fame di eternità, di parole totali, stupite, che si vogliono eterne. Il mio professore preferito a Parigi, si chiamava Olivier Clément, mi diceva: tu vuoi spiegare a qualcuno cos'è l'inferno e cos'è il paradiso? Usa il linguaggio dell'amore, ogni innamorato lo sa. L'inferno è la separazione, il tradimento, l'abbandono da parte del suo amato. Il paradiso invece è l'abbraccio, la comunione, lo stringersi di nuovo dopo essersi perduti.